Ciao, sono Stefano Santori, mi occupo di formazione, di consulenza da moltissimi anni e sono anche imprenditore nel mondo della formazione, il che mi permette di vedere le cose sia dall'ottica del consulente formatore che dall'ottica da imprenditore. Il tema che ho trattato oggi qui a SMAU è stato proprio legato all'impresa e allo studio di quelli che sono gli indicatori di successo. Il tema infatti si chiama Success Metrics, che poi tradotto nella lingua nostrana vuol dire semplicemente la metrica del successo. Vale a dire come misurare davvero non solo il successo, una volta che arriva è più facile vederlo, ma soprattutto come misurare i passi intermedi in modo netto, in modo oggettivo, in modo anche matematico. Quali sono i passi la cui somma, la cui sequenza permetterà all'impresa, all'organizzazione, ma anche al professionista, ma anche alla persona che vuole semplicemente migliorarsi, di arrivare al successo desiderato. Desiderato e studiato, perché non c'è successo se non c'è uno studio preciso di quelli che sono gli obiettivi, il cui raggiungimento poi permetterà di avere effettivamente successo. Parlare di successo in un momento di crisi sembra strano, ma in realtà gli indicatori di performance, di cui tra l'altro ho trattato all'interno della mia relazione, permettono anche di ridisegnare le dinamiche di un'azienda in mercati anomali, in mercati tumultuosi, tempestosi come quello che stiamo vivendo. Quindi il successo lo si può raggiungere comunque, ma a maggior ragione occorre la lucidità, la freddezza, l'oggettività da parte dell'imprenditore, che deve saper leggere anche i segnali deboli per correre magari ai ripari e prendere quelle decisioni, anche se non piacevoli, che però gli possono permettere di avere poi la marcia in più per resistere anche agli tsunami, chiamiamoli così, della crisi. Non c'è cosa peggiore che arrivare in ritardo e ignorare i segnali deboli che invece da mesi, direi anni, stanno arrivando. A questo punto buon lavoro e buona impresa a tutti.